Sono giornate di super lavoro con adunanze, insomma, che vanno avanti anche sicuramente a lungo. Come, ecco, su questo bilancio, che cosa si può dire sul bilancio regionale? Ma un bilancio regionale di svolta importante, perché dopo 2 anni di mandato ovviamente è stata necessaria una verifica di maggioranza, soprattutto fra Partito Democratico e Italia Viva, per definire e trovare un'intesa che possa trovare un metodo che ci porti avanti nei prossimi 3 anni. In questa sessione di bilancio un elemento positivo da parte nostra come Italia Viva è di non aver aumentato le tasse, di non aver toccato addizionale IRPEF, di non aver toccato il bollo dell'auto. Non era scontato, perché la sanità sta soffrendo come bilancio regionale. Nel frattempo si arrivano risorse in più per il sociale, una battaglia personale che sto portando avanti e che considero, diciamo, acquisita, è quella delle risorse a favore delle famiglie che hanno dei disabili in casa, e quindi credo che sia una cosa corretta. Servono 2 milioni di euro per dare una risposta importante a queste famiglie. Serve dare una risposta importante a molti comuni che soffrono sulle opere pubbliche laddove non sono rientrati nei bandi del PNRR, e serve riuscire a dare risposte alle RSA, alle RSD, ma tenere ferme le rette per le famiglie, tenere il bilancio sanitario in equilibrio e poi andare a cofinanziare tutta una serie di interventi che rischiavano di essere un po' al palo rispetto alle infrastrutture toscane. Servirebbe ancora qualcosa di più. Stiamo lavorando per esempio sul collegamento fra Siena e Arezzo, ma c'è da trovare un giustificativo per utilizzare le risorse per fare il collegamento mediante una ferrovia che colleghi direttamente 2 capoluoghi di provincia. Stessa questione riguarda il collegamento fra Siena e Grosseto, e poi abbiamo tante altre partite regionali che devono trovare, diciamo, una risposta con un po' di fatica di risorse, perché il governo, diciamo, non è venuto incontro, e credo che questo abbia portato, diciamo, un po' le regioni e gli enti locali a soffrire. Quindi ci aspettavamo di più da questo governo, ha fatto tantissime promesse e ha dimostrato poi di non mantenerne. Ecco, questa intesa di cui lei parlava, di cui abbiamo visto, insomma, poi in questo anno queste discussioni, insomma, fra voi e soprattutto il Partito Democratico, un'intesa salda che porterà avanti la legislatura? Le intese vanno riconquistate giorno dopo giorno, sono molte partite aperte. Abbiamo dimostrato che quello che veniva discusso, detto sul core come sul difensore civico, non erano delle questioni che noi ponevamo in termini pregiudiziali. Non abbiamo mai fatto una battaglia politica per avere una nomina in questi organismi che sono molto importanti. Nulla toglie che anche dentro gli organismi importanti c'è bisogno di una rappresentanza, di una forza politica come la nostra, ha dimostrato avere il 10% in Toscana, il 15% in alcune grandi città. Noi volevamo portare a casa un metodo di lavoro nuovo, soprattutto sulla programmazione regionale, sullo sviluppo economico e sul piano dei rifiuti. Questo l'abbiamo ottenuto, e questo ci consente di dire che oggi l'intesa è salda rispetto al fatto che ci stiamo dando fiducia reciproca. Poi questo vuol dire che sugli amministrativi lavoriamo insieme, non è scontato. Non vuol dire che questo ci troverà sempre d'accordo su ogni questione, però Italia Viva ha dimostrato con il mio ruolo in Consiglio regionale di essere protagonista e oggi determina le strategie di bilancio. L'abbiamo dimostrato con gli emendamenti che a nostra firma hanno inciso anche in tante risorse per i comuni della Toscana.